Non mi ricordo. Vabbè, gli ho fatto il video comunque prima di questo video, forse o dopo questo video, non lo so. Allora, questi qua sono i braccialetti. Il sushi l'ho comprato al Lidl, 2,79 euro. C'era anche quello più grande a 5 euro, ma non mi interessa. L'ho già comprato al Lidl varie volte, ma sono andata a fare la spesa. E non so se vedrete prima il video spesa o dopo. Non ho fatto vedere nel video spesa il sushi, mi sono dimenticata comunque. Sushi Box, questo qui l'ho già comprato al Lidl tantissime volte. C'è la salsa di soia, che non metto mai perché non mi piace, e il wasabi, li lascio lì, che non mi piacciono. È piccolino, questo finisce in fretta, però piace. Magari prima di morire imparerò anche a farlo in casa, con il sole non so cosa vedete, comunque i nomi non me li chiedete perché non li so. Mangiamo, ho una fame allucinante, sono le 11:30, quindi tra poco ci saranno le campane. Forse questo con l'alga nera e il riso dentro e il surimi arancione. Già registrato a dicembre il video sushi, però ho detto lo rifaccio, che me lo chiedete sempre. Volevo fare anche il video mukbang Burger King, se riesco ad andare a comprarlo, forse l'ho già detto in altri video, se riesco ad andare a comprarlo. Solo che se lo compro, visto che il ristorante, insomma, Burger King è lontano da casa, lo mangio freddo, ma va bene lo stesso, poi lo riscaldo. Un panino, due patatine, facciamo un video come ha fatto Antonella l'anno scorso. Siete capaci di mangiare con le bacchette? Anche al ristorante io mangio con la forchetta, mi dispiace, però non sono capace. Per fare brutte figure è meglio non mangiare con le bacchette, e faccio delle brutte figure veramente. Voi avete mai provato a fare il sushi in casa? Vi viene bene? Vi piace? O lo comprate anche voi una volta al mese magari? Non tutti i mesi, io non lo compro tutti i mesi. Ma anche per voi, per fare i video, perché me lo richiedete veramente tantissime volte. Adesso devo registrare il video Pico Panni. Pico.
si chiama Toshi. Toshi. Si fanno le playlist, perché io non mi ricordo più come si fanno, me lo devo scrivere. Si stacca, meno male, ha fatto meglio delle altre volte. Ve lo consiglio, provatelo. Voi mettete la salsa di soia e il wasabi, verde wasabi sicuro, ma piccante a me non piace. Se prima si chiamava anche Toshi. È un po' speziato questo, un po' piccante l'ultimo. L'ultimo morso, mamma mia, mi brucia in gola. Vabbè, questo un 6 e mezzo come voto, ragazzi. Non è da 7, neanche da 10, ma neanche da 4. Da 6 e mezzo va bene. Fin troppo, direi. 2,70 va bene. Io ho fatto il video sulle mie collane, le bigiotteria. Adesso li metto a posto i braccialetti. Grazie Olga, grazie a tutti quelli che mi hanno regalato qualche braccialetto, mia madre soprattutto me ne ha regalati tantissimi. Fatemi sapere come si fanno le playlist per YouTube, mi raccomando, grazie, per favore, grazie, e come si pulisce questo braccialetto che è tutto unto, tutto sporco, con l'acqua non viene via, è vecchio, braccialetto della Ops, ve l'ho già fatto vedere, come si pulisce che è tutto unto, non riesco più a metterlo. E vorrei lavarlo, ma non so se posso lavarlo. Mamma mia, l'ultimo pezzo di sushi era piccantino, speziato, mamma mia, sembrava fosse wasabi, forse quello verde non era zucchina o cetriolo, era wasabi. Mi brucia la gola tantissimo. Vado a bere un po' d'acqua, mi vado a lavare i denti e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ragazzi. Ciao a tutti. Grazie di aver visto questo video luccicoso, brillantinoso.